perfetta la difesa, come sempre, di Alessandro Paiola, che poi conquista anche il rimbalzo, conduce la transizione. Wims è lì per quello, tira col 50% da tre in stagione. Non può non prendere quel tiro, niente da fare, ferro anche in questo caso. La Virtus ha dall'altra parte Alibegovic, che era rimasto avanti di un giro, schiacciata del più 11. Si preparano anche i primi due cambi della partita per la Virtus. Wims ci riprova da 3 su 4 dall'arco, fanno già 11 punti. Sampson prova a usare una virata a centro area, non trova più però la coordinazione e l'orientamento. La palla dall'altra parte arriva nelle mani di Imbro, prima tripla della partita di Treviso, 23-9, quando siamo ormai in prossimità degli ultimi 100 secondi di questo primo periodo. Sims tiretto dalla media, questo ce l'ha sempre avuto e lo segna. Ultima azione del primo quarto per la Virtus, Mannion vorrebbe andare da Cordinier, riesce in qualche modo a fargli arrivare il pallone, Cordinier per Jeté, grande pazienza della Virtus, non si fa spaventare dal cronometro, alla fine il rimbalzo è di Jones. Bortolani dall'altra parte con una grandissima mossa in virata, si protegge col ferro. Treviso che è quarta per percentuale da tre in questo campionato, non lo sta dimostrando per il momento in questo avvio di partita. Bellinelli no look in angolo per Cordinier, invece chi sta tirando bene da tre è la Segafredo Bologna. Bellinelli in aria riesce a trovare un passaggio per Paiola, poi Tessitori vede il taglio di Bellinelli. 0 su 6 in stagione per Tessitori da 3 con questo errore. Intanto recupero di Paiola che fa correre Wims, che trova l'assist dietro la testa per il liberissimo Alexander. E anche spettacolo alla Segafredo Arena. Mentre Russell viene marcato da Ruzier, arriva Bortolani, sinistro, destro e canestro da fuori. Tocca Alibegovic, ma di fatto è un assist per Sims! Ma Sampson gli dice no col ditone e va a portargli via la palla, si fa trovare dall'altra parte, cost to cost di Jacker Sampson. Bortolani che avrebbe potuto giocare meglio in quella situazione, la superiorità numerica. Adesso il tiro da sotto di Bellinelli, Mannion per Bellinelli, due ex NBA della Virtus combinano e poi c'è il taglio di Jeté perso dalla difesa di Treviso. Poi Bellinelli mette anche il suo talento a servire il compagno completamente libero nell'area di 3 secondi. Risponde dall'altra parte ancora il rimbalzo del sempre volitivo Jeté. Ruzier vorrebbe premiarlo, infatti trova con il no-look il taglio del francese. Bravo Ruzier a premiare il lavoro sporco fatto in precedenza dai compagni. Poi no look di Ruzier, questa volta un po' troppo lezioso. Allora Bortolani ci può riprovare e stavolta con la Bimane infila il pallone nel canestro. Cerona che adesso riprova il pallone. E vediamo se almeno adesso cercherà la conclusione. Penetra, arriva in fondo e segna i due punti. In esultanza come se avesse segnato gol il Bologna al Dallara. Finisce qui una larga e convincente vittoria della Segafredo Bologna sulla Nutribullet Treviso.